Buongiorno a tutti, sono qui per darvi una rapida introduzione al machine learning. Che cos'è e come mai ci interessa? Io non sono un esperto, sono uno studente, sto studiando e man mano che studio racconto. E il perché è perché è hype, lo sentite da tutte le parti, ed è hype perché tutto sommato sta dando dei risultati inaspettati e l'idea è molto molto semplice. Si cambia leggermente il paradigma dove noi listiamo tutti i casi possibili durante la programmazione e invece invertiamo, abbiamo un algoritmo generico a cui diamo input e output desiderati e lui sviluppa la logica all'interno. In molti casi scrive la logica molto meglio di un programmatore. Questi sono alcuni dei casi, se dovessimo chiedere a un programmatore di fare un algoritmo che ci trasforma una zebra in un cavallo in una zebra o uno qualsiasi di questi esempi, ci metterebbe dei giorni e comunque non avrebbe un buon risultato. I passaggi sono essenzialmente tre: processare l'input, quale che sia il risultato, calcolare un errore e correggere leggermente l'errore rispetto all'output desiderato e ripetere il procedimento fin tanto che l'output desiderato equivale all'output che volevamo, cioè l'output prodotto equivale all'output desiderato. Possiamo fare un esempio molto molto semplice con una funzione matematica, perché in fondo al machine learning troveremo sempre matematica, come in fondo a tutta l'informatica, d'altro canto, per cui se io vi dessi solamente la tabella che c'è a sinistra, voi potete vedere che come input vi do un 3 e come output vi do un 9, un 2, un 4, un 7, un 49, un 9, un 81. Nel giro di un po' di tempo, se avete fatto un pochino di matematica, potrete assumere che sia la radice, il quadrato del numero. In un modo analogo possiamo avere altre forme, altri dati, per cui possiamo avere, in un esempio un po' più pratico, dei preventivi online. Diciamo che il vostro cliente vi ha chiesto di, dato uno storico, creargli un sistema che gli permette di fare i preventivi. Avremo la dimensione della casa da una parte e il prezzo dall'altra. È possibile di fatto interpolare una funzione matematica attraverso questi dati per produrre un'approssimazione. Diverse funzioni matematiche produrranno approssimazioni diverse, hanno anche una complessità diversa, per cui nel caso di sinistra vedete una retta che certo interpola, diciamo che rappresenta i dati in modo corretto, però una parabola in effetti in questo caso specifico la rappresenta molto meglio. Ora, come andare a determinare che tipo di funzione, o che io spero che qui abbiate un po' tutti familiarità con quella che è la funzione di una retta, se volete ve la spiego rapidamente. Vedete nel caso di sinistra, noi abbiamo una casa che ha un valore di 750, dimensione di 750, il valore è di 150, il contrario. Nell'altro caso, se utilizzassimo un modello matematico, di fatto una parabola, diverso, avremo un'approssimazione che forse va più a calcare il nostro storico, è molto più vicina a quello che i nostri dati ci direbbero. Ora, quello che avete appena visto era dato un input, trovato un output e vado a trovarmi un modello. Adesso questa è la parte di calcolo dell'errore, di cui vi avevo accennato prima, il secondo dei tre passaggi. Se vedete queste barrettine verdi che io ho messo una sull'altra letteralmente, che vedete al centro, potete vedere come la retta di fatto produca un'approssimazione che è di fatto peggiore dell'approssimazione che produce una parabola. So che non è un valore che si può apprezzare molto facilmente, però vedete proprio letteralmente le barrettine sono più lunghe. Se fate un conto, uno, l'errore è di circa 500, che non è importante cosa, è sbaglia di 500. L'altro sbaglia di 250, il che vuol dire che una parabola, in questo caso per i dati che abbiamo, approssima molto meglio di una retta. Ora, diciamo che questo calcolo dell'errore, che è uno dei tre passaggi, serve sia per andare a selezionare un eventuale modello matematico, quindi una retta piuttosto che una parabola, piuttosto che un polinomio, piuttosto che, poi vi farò vedere, sia anche per andare a determinare quella che è l'inclinazione o
diciamo, tutti gli altri parametri che vanno a descrivere la nostra funzione matematica. Quindi, nel caso di una, di una retta, prendiamo l'esempio semplice stavolta, avremo questa piccola a e quella piccola b a fianco. Sono due numerini che vanno di fatto a determinare, uno, la a, l'inclinazione della retta, e invece la b vanno a identificare la sua posizione laterale. E quindi vanno di fatto a interpolare nel nostro... Ora, come si fa? Diciamo che il core, la parte interessante, è proprio l'algoritmo che, piano piano, dato un errore, dato dei dati in ingresso, va ad aggiustare il nostro errore fino a trovare la soluzione ottimale per il modello matematico scelto. Ripetuta questa cosa può poi permettere di andare a scegliere o un modello matematico più preciso, oppure dei parametri migliori, oppure un modello matematico più complesso, magari basato sempre su una retta o una semiretta. E uno di questi algoritmi più semplice e più famoso si chiama gradient descent, è basato su derivate che di fatto sono vanno a valutare l'inclinazione di quella che è la vostra quello che potete vedere sulla sinistra, dove c'è scritto gradient descent, è di fatto in base al valore di a, in questo caso sto prendendo solo a come esempio, è l'errore calcolato. Ora ho provato a mettere i colori in corrispondenza, quindi nel caso 1, dove è violetto, l'errore sarà di cosa? Quasi 800. Nel caso 2, dove è verde, sarà più basso, circa 500, e pian piano, man mano che la retta va a posizionarsi nella posizione corretta, l'errore scende, quelle barrettine verdi che avete visto prima, fino a trovare una soluzione, si dice, ottimale. Quello che si va a valutare letteralmente è proprio questa inclinazione, cioè il gradient descent è in grado di capire quanto sta migliorando. Quindi vedete proprio l'inclinazione di questa curva. Man mano che scende l'inclinazione cala perché diventa sempre più vicina all'orizzontale. Ci sono algoritmi più complessi, più raffinati, che in alcuni casi funzionano meglio, in alcuni casi di fatto funzionano peggio. Questo era vero nel caso di solo A, perché nel caso di A e B già non abbiamo più un grafico semplice, ma comincia a essere bidimensionale. Ora, e questa è nel caso di una retta, quindi stiamo lavorando con i due parametri della retta. Già fosse una parabola, avremo più parametri ancora. E già qui, quando superiamo la seconda o la terza dimensione, non siamo più in grado di visualizzarli. Quindi come si fa? L'idea è che, ad esempio, nel caso delle case di prima, noi potremmo avere il valore della casa, la dimensione, l'anno, l'area, e più qualsiasi altra, diciamo, parametri artificiali, nel senso distanza dalla fermata dell'autobus, distanza dai cassonetti dell'immondizia o vicinanza dai cassonetti dell'immondizia, piuttosto che qualsiasi altro parametro voi possiate o immaginarvi o abbiate collezionato come storico. Il risultato è che di fatto finiremo con l'avere n parametri e quindi noi avremo una funzione matematica che ha come input n parametri, che in automatico diventa non visualizzabile o nemmeno immaginabile. Ora, siccome c'era un sacco di matematica, fino adesso vi ho messo la foto di un gattino, che però in realtà dovrebbe spaventarvi molto di più di quanto non faccia. Perché? Perché se noi volessimo utilizzare questa foto, e quindi dare in pasto al nostro algoritmo, di fatto, questa foto, avremo n parametri, uno per pixel. Considerando che ogni pixel, di fatto, almeno nella rappresentazione RGB, ha tre valori, red, green, blu, vuol dire che avremo tanti, tanti, tanti parametri, e automaticamente la nostra funzione matematica che va a parsare questa cosa diventa non più intellegibile per l'essere umano. E quindi come si fa? L'idea è molto molto semplice. Si vede che funziona per una dimensione, si vede che funziona per due dimensioni, si vede che funziona per tre dimensioni, poi si incrociano le dita e si spera che continui a funzionare per n dimensioni. Però, una volta capito il concetto, poi di fatto si tratta solo di scalarlo. Ora, ci sono diverse categorie di algoritmi. Con questo sistema si possono fare da regression, ovvero indovinare un numero, cioè vi do la dimensione della casa, voi mi dite il valore, o viceversa, o classification, pioverà, in base all'umidità,
Oppure si può fare, ora questa parte è sulle categorie di algoritmi, cioè su cosa si può fare con questo sistema. Scusate, perdonatemi un secondo, questo talk era pensato per un'ora, adesso con 18 minuti viene un po' più complicato. L'altra categoria principale di algoritmi è supervised contro unsupervised. In supervised learning noi forniamo sia la soluzione sia i dati. Cioè gli diciamo, questi sono i dati, questo è corretto e questo no. O questi sono i dati, questo è il valore. In unsupervised invece gli diamo i dati e ci aspettiamo dall'algoritmo che produca una struttura. Cioè riesca ad aggregare i dati per relazioni, similitudini che ci sono fra i dati. Ad oggi la maggior parte degli esempi che vedete si tratta di supervised learning. Ora arriviamo al caso di neural networks, che se andate a cercare sotto Wikipedia lo trovate sia sotto supervised learning che unsupervised learning. Perché? Perché per lo più gli viene dato sia l'input che l'output, però in effetti da solo riesce a creare, riesce ad estrapolare la struttura dei dati, utilizzando appunto un algoritmo, come si diceva prima, di gradient descent. Quindi va a modellare un modello matematico contro i vostri dati per ottenere l'output che voi desiderate. Ora, in tutte le slide rispettabili vi dicono che non si fa l'analogia con il neurone fisico, perché il neurone fisico, il neurone ha di fatto una complessità e delle caratteristiche completamente diverse da quello artificiale, perché diciamo che quello artificiale è un'approssimazione molto molto alla buona di quello fisico. Ciò nonostante, quello artificiale spesso è ispirato per molti aspetti, o almeno gli aspetti che funzionano, al neurone fisico, e quindi noi continueremo a parlarvene comunque, anche perché a livello intuitivo per alcune cose può essere molto utile. Ora, quello che vi mostravo prima, io adesso ho preso il caso della parabola, dove ho tre parametri, questi potrebbero essere tre pixel, piuttosto che il valore della casa, la dimensione della casa e l'anno della casa, e A, B e C, che sono di fatto i numerini che noi vogliamo andare a trovare affinché la nostra funzione produca l'output desiderato. Cioè, le X sono gli input, i verdini sono gli output, quella in mezzo è semplicemente una somma, e poi c'è una cosa che si chiama activation function, che io sono sempre stato uno studente scarso di matematica, e a forza di studiare machine learning ho scoperto che la matematica di fatto serve semplicemente per piegare i numeri nella forma che vi piace di più. Quindi noi andremo a scegliere un activation function piuttosto che un'altra, e se andate su Wikipedia ce n'è una collezione infinita, in base a che tipo di output voglio, se i numeri che produce mi soddisfano oppure no. Ora, la struttura, se quello di prima, scusate, questo è, diciamo, un neurone singolo. Noi possiamo accoppiare questi neuroni una volta che abbiamo questa forma base, che è in grado, attraverso alcuni algoritmi, di adattarsi ai nostri dati. Possiamo poi andare ad agganciarli e cominciare a costruire dei network di neuroni che di fatto sono catene di operazioni matematiche corrette utilizzando derivate. So che è brutto detto così, però cominciamo. Possiamo dimenticarci un attimo di cosa c'è dentro, abbiamo capito il suo funzionamento base, siamo consapevoli che comunque non saremo in grado di comprendere veramente oltre a una certa dimensionalità, questa dimensionalità è 3, e cominciamo a prenderlo come elemento singolo, e si può poi aggregare andando a costruire di fatto dei network i più diversi. Qui vi ho portato alcuni di questi network. Ora, sui colori, i colori qui sulla sinistra, questa leggenda vi mostra i tipi di neuroni, che vuol dire di fatto diverse funzioni matematiche, e sulla destra invece trovate come questi neuroni vengono di fatto agganciati l'uno con l'altro. Fra, diciamo, quelle famose ci sono sicuramente Recurrent Neural Network, Long Short LSTM, nella prossima vedete Convolutional Neural Network o Generative Adversarial Neural Network, che è quello con cui si genera, avete magari visto generare arte. Ci sono diversi, diciamo che oltre a scegliere la struttura del neurone singolo, poi si sceglie l'architettura,
e si possono mescolare varie architetture e varie forme di neuroni. In base a questo poi andiamo a creare di fatto e ottenere effetti diversi. Ognuna di queste architetture, ognuno di questi neuroni è adatta all'elaborazione di un dato specifico. Non specifico, però diciamo che alcune sfruttano caratteristiche. Ad esempio, il neural network o fully connected layer è diciamo la forma più semplice che era stata trovata e sono semplicemente neuroni esattamente così come ve li avevo fatti vedere, quindi funzioni matematiche dove ogni input è collegato a ogni output e calcola qualcosa. Purtroppo in questa forma si vanno a perdere una serie di informazioni che, per esempio, con convolutional neural network vengono invece preservate, come ad esempio lo spazio. Quindi se dobbiamo fare il parsing di un dato per cui la posizione di ogni input ha senso in relazione alla posizione degli altri input, come un'immagine, cioè l'immagine non è così chiara se la svolgiamo completamente e ne facciamo una lunga linea dove c'è semplicemente una sequenza. Le immagini noi siamo in grado di interpretarle come esseri umani perché le vediamo e un pixel a fianco all'altro ha un senso. Convolutional Neural Network va a sfruttare proprio questa caratteristica e preserva la posizione fisica fino alla fine dell'elaborazione. I pixel che all'inizio erano vicini si ritrovano vicini anche alla fine. Queste infatti danno ottimi risultati per il parsing d'immagine. Un'altra forma, e qui potete vedere un esempio di neurone, è Recurrent Neural Networks. Queste sono particolarmente adatte a tutto ciò che è sequenziale, che sia musica, che sia testo, tutto ciò che sono dati sequenziali che hanno senso in una sequenza, vengono parsati o danno ottimi risultati utilizzando neural network e utilizzando Recurrent Neural Networks, che se vedete questo quadratino verde è di fatto un neurone come quello che vi avevo fatto vedere prima, però se poi andate a vedere di fatto che operazioni svolge, è decisamente più esotico di una semplice parabola. Perché? Perché mantiene degli stati interni che sono proprio quelli che gli permettono di sviluppare memoria. Ora, queste Recurrent Neural Network poi vengono agganciate l'una all'altra fino a formare catene che permettono, ad oggi i risultati sono text to speech di ottimo livello, sono parsing di testi, estrazione, ci sono esempi fantastici. Vi faccio vedere alcune delle architetture più famose. La prima è LNet, che forse è lo storico, GoogleNet, che ha una caratteristica particolare, che riesce ad apprendere anche l'architettura, poi ve ne parlerò oltre. ResNet è la prima che ha dato risultati migliori su riconoscimento d'immagine, migliori dell'essere umano. L'essere umano era al 5%, ResNet fa 3%. L'ultima cosa, purtroppo sono oltre il tempo limite, di cui non vi ho parlato, la cosa più essenziale forse, oltre all'architettura, oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato, è il dataset. Perché il dataset è quello che di fatto, cioè il vostro neural network non imparerà mai niente oltre quello che gli avete insegnato, i dati di partenza. E l'ho tenuto, come appunto messo, spesso trascurato, è una slide su 20 finora, però è di vitale importanza. E ci sono molti modi per aumentare artificialmente il vostro dataset. Vi parlerò, comunque diciamo che la cosa più importante è che sia ampio, che sia vario e che sia bilanciato per quello che è lo stato dell'arte ad oggi sullo sviluppo di neural network. Non mi aspettavo di starci in così poco tempo. Qui trovate riferimenti a molte delle immagini che ho utilizzato, vengono di fatto da corsi online o, insomma, qui avete un elenco di credits e se avete delle domande io sono a disposizione. Nessuna domanda? Sì? Aspetta. Ecco, com'è che si darebbe, diciamo, la capacità di una rete neurale di avere memoria, diciamo, detto in termini di alto livello?
Cioè, ok. Non sono del tutto sicuro di aver capito, eventualmente correggimi man mano che vado. Tu dici che cos'è che di fatto va ad imparare? Cioè, che cos'è che salva? Cioè, diciamo, allora, voglio dire, ad esempio, noi prendiamo la nostra rete neurale. Sì. La allineiamo all'inizio. Sì. Con dei dati, oppure magari... Sì. Facciamo ancora meglio... allenamento non supervisionato. Okay. E diciamo, com'è che mantengo le informazioni dentro? Sì, cioè proprio faccio un paragone. Sì, cos'è a livello, che salvo? Sì, esatto, ma anche proprio a livello, sì, diciamo mentale, cioè facendo il paragone col cervello biologico, cos'è che allora. Cos'è che dà la capacità di salvare le informazioni dentro? Sì, allora ti faccio vedere, torno un attimo alla slide di prima. Ok, qui. Allora, questa diciamo è un'analogia molto alla buona. Ricordati che è un'analogia molto alla buona, nel senso che i tuoi neuroni fisici fanno delle cose fantastiche rispetto a questi. Questi sono una pallida imitazione. Però nella pallida imitazione, vedi che sulla sinistra hai delle freccette nere qua sul neurone. Aspetta, vediamo se funziona questo. Sì. Questi, vedi, questi sono i tuoi input, che sono equivalenti a questi. Ok? Rappresenterebbero le X. Io adesso ho fatto un tentativo molto alla buona di provare a rappresentarteli come un segnale. Ok? Vedi questo piccolo grafico qui? Ti dice che, non so, X1 ha questo valore qui, X2 ha questo valore qui, X3 ha questo valore qui. Rappresenta come, cioè, diciamo, con quanta forza viene attivato questo specifico ingresso. Nei neuroni fisici in realtà questo non accade, hai solamente uno spike. Però, lasciamo stare. Vedi che poi vengono moltiplicati per quei numeretti. Cioè, qui vedi che c'è un segno di moltiplicazione. E poi c'è A. Ora, l'input è l'input. Ed è quello che ricevi, diciamo, se fosse il cervello fisico, è quello che il segnale che ti arriva dai coni, o quello che c'è, insomma, nella retina. Ti arriva un segnale di un certo tipo. È una certa attivazione. Poi, quel A lì va a determinare quanto questo segnale è importante oppure no. Ok? Perché? Perché se va a 0 vuol dire che abbiamo tolto quel segnale, nel senso che non è importante. Se invece lo mettessimo a 1 vuol dire che ha piena importanza. Prendiamo uno standard così. Quello che tu vai di fatto a imparare sono appunto le letterine verdi. Perché? Perché è anche l'unica cosa che di fatto puoi imparare. Perché se vedi la funzione che c'è sotto, io ho provato a ricalcartelo con gli stessi colori, dove c'hai X1 rosso, che è l'input, poi hai A, B e C che sono in verde, e poi in effetti non c'è nient'altro. Quindi A, B e C sono di fatto, si chiamano weights, ovvero i pesi, ovvero quanto è importante il tale input rispetto agli altri, o quanto è importante in generale. Considera che poi questa è una singola unità che viene diciamo agganciata ad altre, cioè come singola unità riesce a esprimere quello che riesce a esprimere in questo caso un polinomio di terzo tipo, quindi riuscirà a farti una cosa così al massimo, quindi riesce a rappresentare fino a un certo punto. Però aggiungendoli, e forse è proprio la magia del deep learning, dove ogni layer aggiuntivo che viene aggiunto, tu vai di fatto a condensare. È come se ci fosse una crescita esponenziale nella quantità di informazioni che ogni layer riesce a rappresentare rispetto al layer precedente. Perché se noi dovessimo fornire, perché poi che cosa c'è? C'è questa parte qui, ok? Che è di fatto questa parte qui, dove il risultato di questo neurone viene dato in pasto a tutti i neuroni successivi, o parte dei neuroni successivi in base all'architettura, che è quello che vedi nella slide successiva. Cioè, il neurone che ti ho fatto vedere prima, per esempio, potrebbe essere uno di questi pallini. Vedi queste lineette nere? Sono le sue connessioni. Quelle connessioni lì, di fatto, sono nuovi neuroni, e questa lineetta nera, questa per esempio, rappresenta la A
di questo neurone qui. Cioè, o meglio, prendiamo ad esempio questo neurone qui, questa è la A, questa è la B e questa è la C. Quindi vanno a costruire queste catene e pian piano vanno a costruire un modello matematico che, come algoritmo, è generico. Però tu di fatto vai a salvare per ogni layer, per ogni neurone, i vari weights, i pesi, di ogni connessione al neurone precedente. Ho risposto alla tua domanda? Di fatto vai a salvare matrici di numeri. Quello che poi di fatto hai in mano, cioè, è okay, poco intellegibile. Allora, ok, ho capito il discorso che, diciamo... Non hai i dati, di sicuro. No, non hai i dati. Poi esistono delle tecniche per visualizzare, però per alcune cose funzionano, ad esempio per convolutional neural network, ci sono delle tecniche abbastanza avanzate per andare a visualizzare che cosa di fatto il tuo network ha imparato. Per quello che ne so, la premessa iniziale è, ne so poco, per esempio per recurrent neural network è molto più difficile, ho visto qualche esempio di parsing di testi, è difficile capire che cos'è che hai imparato effettivamente, cioè per alcuni neuroni ti accorgi che, non so, si attivano ogni volta che c'è una virgola e impari che quello in effetti ha imparato dove mettere la virgola, per altri vanno a estrarre delle strutture dai dati che magari non vanno ad estrarre i dati come li estrarresti tu, perché di fatto non hanno le stesse informazioni, non hanno tutto il background linguistico e quindi magari trovano delle strutture più semplici o che per te non hanno effettivamente senso. Ok, va bene. Però di fatto quello che viene salvato sono matrici di numeri più l'architettura, se del caso, ma effettivamente quello, cioè se l'architettura resta fissa, sono proprio i numeretti che vai a infilare nelle equazioni. Sì? Faccio domande, una domanda banale, perché è la, cioè, l'ho sentito più volte di machine learning, ma la prima volta che mi capita di vedere schematti e capire un po' più, insomma, la tua spiegazione. Volevo chiederti il discorso di A, B e C, in cui te hai detto che in base ai tre input siamo noi che andiamo a dare un maggior peso in base a quello che noi vogliamo che la rete impari a dare più peso. Giusto per capire meglio, è come se noi dassimo una, come se avessimo dei processi in cui diamo delle priorità per ciò che l'input ci interessa di più? Tipo, io giusto un esempio per capire, insomma, se ho capito io. Ora ti sto guardando. Do valore 1 che è lo sfondo bianco, che me ne può fregare fino a un certo punto se è bianco o rosso, non so, B è suono fuori che fanno confusione, e C sei te che parli, mi interessa quello che stai parlando, quindi a C gli do un numero più alto perché mi interessa che il neurone dà più peso a ciò che dici te e invece degli altri. È così? Se non è così, se non lo puoi spiegare meglio, ma giusto perché... Allora, in effetti, in linea di massima sì. Io do alla fine rilevanza a ciò che è più importante, però bisogna fare anche delle... Cioè ci sono dei casi che lasciano sorridere su quello che hanno di fatto imparato alcuni neural network. Ci sono alcuni casi che senti nella storia, per cui, per esempio, volevano fare un neural network che distinguesse fra automobili e camion, e hanno mandato fuori qualcuno a fare le foto delle automobili e dei camion, ok? Poi hanno fatto il training in questo benedetto neural network, l'hanno provato e ha imparato e funzionava. Poi sono andati fuori effettivamente a provare, risultati zero. Ti dici, ma cos'è? Prova, cambia architettura. Alla fine è venuto fuori che chi è andato fuori a fare le foto ha fatto le foto alle macchine la mattina con una certa luce, ha fatto le foto ai camion il pomeriggio che c'era molto più scuro, e di fatto quello che ha imparato il neural network era: quando è chiaro è una macchina e quando è scuro è un camion. Quindi allora, quando, sai, a un certo punto io ti ho messo una slide dove si parlava del dataset. Adesso so che non si vede molto bene qui sotto. C'è una tecnica che si chiama dataset
augmenting, per cui tu prendi le tue foto, per esempio del camion e delle macchine, e gli cambi la luminosità in modo casuale. Quindi prendi le foto e della stessa foto ne fai 10 copie a luminosità casuale. Perché? Perché così eviti che il neural network vada a basarsi sulla luminosità della foto per distinguere se è una macchina oppure no. Allo stesso modo puoi cambiare leggermente la rotazione, oppure qui ci sono alcuni esempi dove, non so, alcune parti vengono occluse. In questo caso qui era determinare l'angolo di, questo è un simulatore di guida, la macchina qui doveva determinare quale fosse l'angolo di sterzatura, ok? In questo caso ci sono delle occlusioni perché? Perché c'è sempre un albero, c'è un'altra macchina, però l'essere umano è comunque in grado di determinare che in questo caso deve andare dritto, giusto? Perché? Perché tu di fatto vai a basarti su molta poca di questa informazione e quindi dovresti essere in grado di farlo anche in questo caso qui, giusto? L'essere umano è in grado di farlo anche qui, anche qui, anche qui, anche qui, capisce che sono sempre lo stesso caso. Quindi tu di fatto vai a incasinargli le immagini, se mi permetti il termine, e gli dici, guarda, queste sono sempre lo stesso caso. Per cui lui comincia a creare dei modelli matematici un po' più raffinati, non solo basato su, per esempio, la luminosità, o in questo caso sul fatto che il cielo è azzurro. Poteva essere che tutte le foto che vanno dritte, non so, i viali alberati, giusto, sono dritti, hanno tutti gli alberi, e quindi sopra c'è sempre verde. Purtroppo potrebbe imparare anche quello. Ed è per quello che il dataset è estremamente importante, perché è quello su cui lui andrà a imparare. Per assurdo, se tu gli mettessi un angolino verde, un angolino giallo, un angolino blu sulle tue tre categorie, macchine, moto, potrebbe facilmente imparare solamente quell'angolino lì per distinguere, capito? Perché è quello che di fatto va a massimizzargli potenzialmente. Quindi, tornando all'esempio di prima, adesso in una versione molto semplificata, diciamo che questo qui è quello che vede diciamo, l'angolino in alto a sinistra, e questo qui è il resto dell'immagine, questi qui li mette a zero e distingue solo su questo. Perché? Perché è quello che va a massimizzargli la funzione, punto. Quindi il lavoro complesso tutto sta a presentare all'inizio, diciamo, a una buona intelligence, dell'input. Quello è sicuramente vero. Cioè, dall'altra parte non ti si richiede più di scrivere il software, da qualche parte ti devi sbattere. Per ora. Non si può avere la parte piena da voglio fare. Devi guadagnarti la pagnotta, ancora, perché chissà, magari un domani, no? Qualche altra domanda? Ok, beh, se per caso... Vi ringrazio per la pazienza, questa è la seconda volta che davo questo talk. Scusate se ci sono delle imprecisioni, sì, prego. Ok, e se per caso avete altre domande vi vengono in mente dopo, trovatemi pure in giro o chiedete pure. Comunque, giusto così, per questo che vi ho messo nelle domande è un piccolo neural network scritto in Keras che rappresenta la NET, questa piccola implementazione che è forse un primo esempio di neural network, è stato il primo esempio di neural network funzionante. Come vedete, codice se ne può scrivere veramente molto poco. Ecco che il dataset come minimo bisogna curarlo. E con questo concludo.